Oggi preparerò per voi un antipasto semplice, veloce e sfizioso da preparare per il giorno di Pasqua. Ormai Pasqua è alle porte e bene o male tutti siamo lì alla ricerca di quell'antipasto sfizioso, quella pietanza un po' particolare che potrà stupire i nostri ospiti. Io oggi vi farò vedere come preparare dei piccoli pulcini a base di ricotta, tonno e pane per tramezzini. Inoltre avremo bisogno di curcuma, che potrebbe essere sostituita da zafferano oppure da colorante alimentare. In realtà anche la ricotta potremmo sostituirla con del formaggio spalmabile tipo Philadelphia o altri tipi. La prima cosa da fare è macinare il pane in cassetta. Iniziamo col frullare due fette di pane, poi dopo ci regoleremo se servirà anche la terza. Ovviamente le quantità in questo caso sono indicative, perché comunque dipende dal grado di umidità della ricotta, da quanto scoccioleremo il tonno e via dicendo, anche dal grado stesso del pane di assorbire i liquidi. Quindi ci regoliamo in corso d'opera, diciamo. Allora, andiamo a frullare il nostro pane. Ed ecco qua, spezzettiamo il pane. Saranno sufficienti un colpo o due di velocità turbo. Finito l'impasto, lo metteremo in frigo per qualche minuto e nel frattempo riprendiamo il pane che è macinato, che è avanzato, e andremo a colorarlo e aromatizzarlo con la curcuma. Adesso aggiungiamo un cucchiaio di curcuma, un altro colpo di turbo. Grazie.
ora ho ricavato le zampette e i beccucci. In più ho tagliato a metà alcuni stuzzicadenti che mi serviranno per unire i due pezzi.